Don't know much about history. Don't know much biology. Signor Fisogni, come sta? Buongiorno, bene. Allora, senta, devo dire che lei ha veramente una collezione, un hobby molto bizzarro, cioè colleziona pompe di benzina. Sì, per esempio questo è il primo distributore che ho trovato. Molto carino. Senta, ma lei li restaura anche? Sì, io li trovo tutti i rottami e li restauro tutti. Questo è il primo doppio Agip. Doppio che vuol dire? Vuol dire che vendeva due prodotti, la Victoria che era la normale e la Littoria che era la super. Ma i colori di queste pompe di benzina sono originali. L'Agip aveva questo azzurrino fino al 935, poi è diventato giallo come oggi. Questo qui è il bisnonno della predeterminazione. Questo ha anche la corona? Sì, questo è la Red Crown inglese. L'ho trovato a Londra, quello lì. Bello. Ma per esempio, comprare uno di questi, quanto potrebbe costare? Ma così, restaurati, funzionanti, siamo sui 30 milioni l'uno. 30 milioni, quindi lei ha un capitale qui dentro, lo sbaglio? Quanto potrebbe valere tutto questo museo? Se trovassi un appassionato, e tutto il museo, diciamo, sui 12 miliardi. Qui che mi fa vedere un altro pezzo strano è questo carrello del 905, serviva per distribuire l'olio. E questo l'ha trovato da molto? Questo qua un 20 anni fa l'ho trovato. Questo è forse il più vecchio della raccolta. Questo qui, sembra una fontanella, eh? Ma infatti non aveva il misuratore e misurava la benzina col secchio. E adesso dove mi porta? Questi sono tutti rossi, stupendi. Tra questi, diciamo, uno dei più strani è questo francese, che sul globo ha la scritta benzina senza acqua. Da questa parte ci sono i primi distributori che erano su ruote. Questi qua? Questi, quando la benzina veniva venduta dalle farmacie e dalle drogherie. Questo è un distributore che era di Mussolini a Roma. Questo qui verde? Questo, sì, è in stile Littorio, con questo tondo tipico e questa specie di pensilina sopra che ricorda il braccio nel saluto romano. Qui poi abbiamo uno dei primi lavaggi. Non ci sono ancora. Bellissimo questo. E non ci sono ancora gli spazzoloni. E come funziona? Gli spruzzi giravano con la pressione dell'acqua, poi il gestore a mano faceva scorrere l'apparecchiatura, poi doveva tutto lucidare a mano. Quindi doveva essere anche ben piazzato il gestore. Sì, evidentemente non soffrivano di ernia al disco allora. Si arriva a questi due. I più tristi questi sono. Che sono forse i più tristi, sì. Ma sono importanti dal punto di vista del design, perché sono stati i primi che dalla forma, diciamo a frigorifero così, sono passati alla forma più compatta e più squadrata e sono del 58. Questo sembra una pompa gigante per gonfiare le ruote della bicicletta, che cos'è? No, è un distributore, è un Gilbert & Barker del 903. Questo oggetto, che è abbastanza strano, era presso le tabaccherie per fare il pieno agli accendini. Insomma, quindi in questo museo praticamente troviamo non solo tutto quello che serve per caricare le macchine, quindi tantissime, 7500 pompe di benzina, ma anche quello che serve per caricare gli accendini. Sì, proprio così. Manca solo la benzina a questo punto. È vero.